Siamo con il dottor Mauro Lippa, che è responsabile del servizio di gastroenterologia dell'Ospedale San Pellegrino e in realtà di tutto il gruppo Mantova Salus. È come se la cava con le serie tv che riguardano la sanità? Ma le ho guardate per interesse ma anche per capire se c'era qualcosa di veritiero nel, nella loro, nel loro format e quindi cercato di vederle anche perché sono piacevoli insomma. Ne ha una preferita? Ma diciamo che la preferita è sicuramente Grace Anatomy perché rilevava un po' con aspetti specifici e con con la patologia realmente descritta era veramente il caso veniva poi svolto in maniera efficace Oggi eh, non abbiamo scelto una clip tratta da, da Grey's Anatomy, ma dal dottor House, che tratta di una specialità che a lei eh, dovrebbe essere congeniale. E, mh, gliela faccio vedere, così mi dice cosa ne pensa. Le ho tentate tutte. Mm -hmm. Ecco, ovviamente parliamo di singhiozzo, eh, se può dirci anche brevemente cioè, come si sviluppa il singhiozzo, ecco, perché viene il singhiozzo? Sì, è un'alterazione diciamo che è legata un po' al discorso del diaframma che eh, praticamente si va a creare una specie di arresto respiratorio momentaneo, e, e questo provoca per una eh, diciamo alterazione diaframmatica questa questo sintomo, perché poi è una, un, una specie come viene il crampo al polpaccio, per rendere simile la cosa, viene il crampo perché è un crampo che viene proprio al diaframma, che è il nostro muscolo che divide la cavità toracica dalla cavità addominale. Ok, vediamo come certo. invece l'ho approcciato questo paziente e poi il dottor Austin. Lingua tirata, borsa di ghiaccio sulla gola, colpi in faccia. E... Colpi sui genitali. Oh, beh, hai chiaramente usato tutte le normali procedure mediche. Um, come ti colpisci, cioè lo fai a mano aperta o con il pugno? A mano aperta. Mm -hmm. Beh, è, è così che lo insegnano ad Harvard. Con quanta forza? Ah, scusa, non ho visto. Uh, puoi rifarlo? Uh, ecco, ecco, molto bene. Uh, singhiozzo. Devo parlarti subito. Uh -huh. uh, Devo fare la pipì. Aumenta un po' la forza e eh? ripetilo, torno subito. Ecco. ecco. <ride> Questa non è sicuramente la terapia più adatta. Forse ci sarà stata una, una, probabilmente una storia precedente e quindi il dottor House che è sempre stato il massimo dei, dei medici, aveva capito che forse era più legato a una forma nervosa il singhiozzo, quindi lui l'ha messa un po' sul ridicolo cercando di far capire che era una cosa involontaria e che magari il paziente se la creava, quindi dandosi quegli schiaffi lì. Quindi po poteva esserci un fondo di realtà, fondo di realtà lontana, lui lo tira in giro dicendo d'atti colpisciti perché poi dice mi colpisco schiaffeggiandomi gola con il ghiaccio sul collo, poi ho trattenuto la lingua. Il discorso che a volte funziona del trattenere il respiro perché questo fa aumentare e quindi la, la spiegazione sul singhiozzo che fa aumentare la CO2, quindi la nitride carbonica e come si risolve il crampo, anche il diaframma si distende e il trattenere il respiro può essere una soluzione, certo non lo schiaffeggiarsi ora e quindi qui c'è un po' la presa in giro, per... ovvio che poi va indagato perché ci può essere una patologia di base importante, e qui ritorniamo alla mia specialità. E quindi andare a fare una gastroscopia per vedere che non ci sia un'esofagite importante e non vedere che poi ci siano problemi legati a, proprio a una eh, problematica grossa a livello dell'esofago. Ecco perché anche un'infiltrazione tumorale può dare il singhiozzo e magari un tumore avanzato dell'esofago o del cardias, quindi de a livello della, del fondo gastrico che può già. Dare queste problematiche, quindi giustamente se il singhiozzo non passa con le banali eh, cure che ci sono appunto, dei farmaci sintomatici a volte che lo, lo, passa, che lo fanno passare, o addirittura eh, se viene una volta ogni tanto, non è non è patologico, però alla fine bisogna andare anche a, a valutare e quindi a eseguire magari la gastroscopia per escludere una patologia importante del tratto digestivo sicuramente.